Ciao a tutti, picciotti e picciotte, pronti a trasformare il vostro profilo Instagram in una vetrina che più brilla non si può. Con un pizzico di quella creatività che ci contraddistingue e i miei consigli, il vostro feed diventerà una cascata di stile e personalità, parola di una che se ne intende. Allora, mettetevi comodi e preparatevi a diventare delle vere star di Instagram, proprio come Chiara Ferragni. Chi siete nel magico mondo di Instagram? Un food blogger che fa venire l'acquolina in bocca solo a guardare le foto? Un avventuriero che non si ferma davanti a niente? O un fashion addicted che sembra uscito direttamente da una sfilata di Dolce & Gabbana? Definite la vostra nicchia e siate specifici, come se doveste raccontarlo al vostro amico al bar. La vostra unicità sarà la chiave per farvi notare, come un cannolo siciliano in mezzo ai croissant. Immaginate di sfogliare una rivista di moda, tipo Vogue, per intenderci. Cosa vi colpisce di più? Esatto, le foto. Devono essere impeccabili, luminose e accattivanti, come quelle che si fanno durante le vacanze a Mondello. Investite in una buona fotocamera o imparate a sfruttare al massimo quella del vostro smartphone, che ormai sono diventati meglio di quelli professionali. Giocate con le luci, le ombre, le angolazioni, come se foste dei registi del cinema. Scegliete un tema cromatico e mantenetelo coerente in ogni foto e storia che pubblicate, come se fosse il filo conduttore di un film di Tornatore. Creerete così un feed armonioso e piacevole da guardare, che invoglia a mettere like a tutto spiano. Dimenticate le didascalie banali, quelle che nessuno legge. Le vostre parole devono essere potenti come le vostre immagini, come una battuta di Ficarra e Picone. Raccontate una storia, fate una domanda, siate ironici, provocatori, ma sempre con rispetto. Mi raccomando, catturate l'attenzione e siate autentici come un bel piatto di pasta alla norma. Scrivete con il cuore come se steste parlando direttamente ai vostri amici al bar e vedrete che i follower apprezzeranno la vostra spontaneità, quella che vi contraddistingue. Non siate come quelle star irraggiungibili che manco ti cagano. Instagram è una piattaforma social, quindi siate social come quando si andava alle feste di piazza e si conosceva gente nuova. Rispondete ai commenti, anche a quelli negativi, ma sempre con educazione. Mettete like ai post che vi piacciono, organizzate sondaggi e contest per coinvolgere i vostri follower come se foste i padroni di casa di una festa. Fateli sentire parte di una grande famiglia, come quella che si riunisce per la domenica a mangiare l'arrosto. E non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete, persone reali, con passioni e interessi, proprio come tutti noi. Instagram offre una miriade di strumenti per far crescere il vostro profilo, come se fosse un arancino che si gonfia nell'olio bollente hashtag stories, reels, dirette. Ce n'è per tutti i gusti, imparate a usarli a vostro vantaggio, come se fossero gli ingredienti segreti della vostra ricetta di successo. Fate ricerche per scoprire quali hashtag sono più popolari nella vostra nicchia. Create stories divertenti e coinvolgenti, come quelle che vi fanno morire dal ridere. Ma attenzione a non diventare schiavi degli algoritmi, quelli che decidono tutto. Siate fedeli a voi stessi e al vostro stile, come un vero palermitano che si rispetti, e vedrete che il successo arriverà da sé, come un bel cannolo che ti fa fare il bis. E con questo ultimo consiglio, la nostra guida per diventare influencer su Instagram è giunta al termine, proprio come un bel piatto di pasta che finisce in un baleno. Ricordate, Instagram è una piattaforma in continua evoluzione, come la moda, quindi non abbiate paura di sperimentare, di cambiare, di adattarvi, proprio come si fa con le ricette della nonna. L'importante è divertirsi, esprimere la propria creatività e creare contenuti che vi appassionino davvero, come quando si parla della propria squadra del cuore. Scrivete i vostri segreti nei commenti, sono curiosissima di leggervi. Un bacio a tutti e alla prossima, ciao!